Pensi che questa nerd riuscirà a trasformarsi in Mercoledì Addams? Ti va di andare al ballo insieme? Perché no? Oh, è Nate, il ragazzo più popolare del college! Mano, come faccio ad attirare la sua attenzione, Dai un'occhiata alla bacheca, grazie al ballo puoi avvicinarti a lui! Ottima idea! Oh, ciao! Oh! Che è stato? Niente, di che stavamo parlando? Oh, che male! Spero di non essermi rotta niente! Cos'è questo incredibile bagliore? Ti sei fatta male per caso? Grazie! Oh, Lucy, sei così carina! Qual è il tuo problema? Ho avuto una visione! Io e Nat al ballo insieme! Stai bene? Lucy, devi aiutarmi a diventare bellissima! Il mio destino dipende da te! Ok, vediamo di che si tratta! È molto impegnativo, ma ce la faremo! Dobbiamo farcela prima che inizi il ballo! Allora non perdiamoci in chiacchiere! Guardate che aiutante gotico che ho! Non toccarlo! Iniziamo dai denti! Ho uno spazzolino super moderno per queste occasioni! Oh, è così carino! Presto il tuo sorriso brillerà! Lo spero! Ho sempre voluto ricoprire il ruolo di fata madrina! Passiamo ai brufoli! Le maschere sono inutili in questo caso, ma io ho un dispositivo che ci aiuterà al 100%. Spero che la mia pelle sarà pulita come la tua. Oh, fa un po' male. Sii paziente, la bellezza richiede dei sacrifici. Non posso credere stia funzionando. Sbarazziamoci di tutti i brufoli. Come vuoi. Non vedo l'ora di vedermi senza. Sì, non è un bello spettacolo. Ma la pulizia del viso è stata un successo e non avremo più bisogno del dispositivo. La mia pelle è così liscia ora! Ti avevo detto che so cosa fare! Sono già un po' più bella! Quei terribili occhiali sono passati di moda da molto tempo! È ora di provare le lenti! Ecco, metti queste! No, 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 non voglio, no! Wow! Riesco a vedere tutto! Ed è anche più bello così! Grazie, Lucy! Sono felice che tu sia soddisfatta, ma è ora di prendersi cura dei tuoi cespugli, cioè delle sopracciglia. Ci servirà uno scaldaceretta e un po' di palline. Versiamole nel nostro apparecchio e inizieranno a sciogliersi. Anche Cosa non se ne sta con le mani in mano e decide di dare una mano. Grazie, Cosa! Sei di grande aiuto! È fatta, ma devi avere pazienza e poi avrai delle bellissime sopracciglia. Ho un brutto presentimento! Ecco! Wow! Erano un sacco di peli! Deve aver fatto male! Oh! Grazie! Non c'è di che! Oh! Wow! È fantastico! È un po' spaventoso però! Prendiamo tutto quello che serve velocemente! Il prossimo passo è lavorare sulla forma delle sopracciglia! Utilizzeremo uno stencil! Oh! È per me? Che emozione! Queste sopracciglia sono molto più facili da dipingere rispetto a quelle folte. Guarda che forma che hai! Oh, davvero? È tutto merito tuo? Oh, sì, sono una truccatrice nata! Oh, sei così modesta! Bene, abbiamo finito con le sopracciglia. Oh, ti escono dei peli dall'orecchio? Oh! Bene, non c'è problema, ho un super detergente per le orecchie per questo tipo di problemi. È molto efficace. Oh, ti affido le mie orecchie, fai come vuoi. Oh, mio Dio! Il solletico! Credo che ci sia qualcosa di incastrato lì dentro. Oh, oh, mio Dio! Strano, che problema ha? Mi piace questa cosa, mi fa sentire bene. Ho finito! Oh, ora riesco anche a sentire meglio! Ehi, ma dov'è? Oh, finalmente l'ho trovato! Ho già pensato a un altro trattamento, quindi ora ci occuperemo delle labbra! Oh! Non è affatto piacevole! Bene, devi restare immobile per 5 minuti! Lo fanno tutte le ragazze popolari! Mi ricorda qualcosa! Fantastico, ti sta molto bene! Sei più bella così! Le mie labbra sono così carnose! Ora Nate vorrà sicuramente baciarmi! Oh, c'è qualcosa che mi fa prudere la testa! Che nevicata! Ma niente mi fermerà! Oh, fa male! Mi dispiace, ma devo spazzolarti! Ma così mi cadranno tutti e sembrerò zio Fester! Oh, wow! Non sono mai stati così morbidi e setosi! Vanessa, aspetta, non abbiamo ancora finito!
Non ne ho mai abbastanza. Che altro? Questo dispositivo ci aiuterà a fare delle trecce più belle. Sei sicura che non sia uno strumento di tortura? Tutto quello che devi fare è dividere i capelli in ciocche uguali e questa miracolosa invenzione farà tutto da sola. Ora, che ne pensi? Sono molto belle! Perché non ho mai fatto le trecce prima d'ora? Ti stanno bene? Evviva! Quindi abbiamo finito? No, ora andiamo a cambiarci i vestiti. Questo è solo l'inizio del tuo restyling. Che schifo che sono quegli stracci luminosi. Oh, che ne dici di questo? Oh, proprio quello che volevo! Il nero mi piace molto di più. Devi provare questo vestito. Oh, mi piace, spero mi stia bene. Wow. Sì, mi sta benissimo. Non male, ma troppo casual. Questo è più elegante. Voglio la tua opinione. Mi piace molto. Elegante, ma abbiamo un'altra opzione. Ecco, vediamo se è più bello. Lucy, è semplicemente perfetto. Lo adoro. È quello che ti serve. Ma non si può andare a un evento così speciale senza un ottimo trucco. Per realizzare il trucco di un Wednesday, per prima cosa usiamo la cipria. Poi usiamo un bronzer per accentuare gli zigomi e renderli più espressivi. Prepariamo una palette di ombretti perché poi dipingeremo anche gli occhi. Applichiamo una tonalità di marrone più scuro sulla palpebra superiore, sfumando l'ombra. Per la palpebra inferiore usiamo il rosso e accentuiamo lo sguardo. E sopra il rosso applichiamo un po' di ombretto marrone. E poi, sei curioso? Armati di un eyeliner bianco. Dipingiamo con cura la palpebra inferiore. E naturalmente non possiamo dimenticare l'eyeliner. Queste lussuose linee sono uno dei dettagli principali di questo trucco. E ora sicuramente mettiamo delle ciglia. E ora il tocco finale. Per concludere il look, mettiamo il rossetto rosso sulle labbra. E con il dito lo sfumiamo con cura. Voilà! Un trucco elegante e gotico molto semplice. Wow, non sapevo potessi fare un trucco così bello. Sento che al mio look manca qualche dettaglio. Ho avuto un'idea fantastica. Questo manichino e la colla a caldo dorata mi aiuteranno a trasformare la mia idea in realtà. Gli accessori semplici non si adattano al look gotico di Vanessa. Per attirare l'attenzione del ragazzo più bello del college, hai bisogno di qualcosa di sgargiante, ad esempio di un corsetto fatto a forma di scheletro. Per fortuna, ho 10 più in anatomia e posso riprodurre esattamente la forma di uno scheletro. Fatto, non resta che indossarlo. Grazie per avermi aiutato a chiudere la zip. Che ne pensi? È bello. Quasi non mi riconosco. Sono cambiata tantissimo e lo adoro. Spero che a Vanessa piacciano i miei orecchini fatti in casa. Voglio farle un regalo fatto a mano apposta per il ballo che si abbigli al suo vestito. Aggiungerò del filo da pesca e il rame e appenderò una chiave per dare un aspetto un po' insolito. Ehi Vanessa, vieni qui per favore. Oh, Lucy mi sta chiamando, arrivo subito. Bellissimo corsetto, a proposito, ho un regalo per te. Sono così originali. Ecco anche un girocollo. Questo completerà il mio look. Sei passata da essere una normale nerd a essere una vera principessa gotica. Sono pronta per il ballo. Oh, volevo chiederti, che cos'è questa foto? È il mio animale domestico, è nero. Ho un'idea, ora so che mancava un tatuaggio. Oh, era proprio quello che volevo. Il tanto atteso ballo è arrivato. Stasera tutti gli occhi saranno puntati sulla bellissima Vanessa Adams. Ecco che stavo... Oh, wow! Bel vestito! Ho anche corso una volta e... Ehi! Wow, che bellezza! Che ne dici di ballare? Mi piacerebbe molto! Ehi, e io? Evviva! Finalmente posso sgranchire le dita e ballare! Vanessa ha lavorato diligentemente sulla sua immagine per raggiungere il suo sogno e finalmente lo ha realizzato! E soprattutto, lei e Nate hanno davvero molto in comune. Wow, che ballo insolito! La mia migliore amica è una vera e propria star! Un alt girl e una soft girl vi invitano al makeover di mercoledì Adams. Sono felice che siamo amiche. Abbracciamoci, brontolona! Non sono dell'umore giusto.
Mio pipistrello, sei la vampirella più bella di tutte. È il momento di comunicare, ragazze. Non ho intenzione di socializzare, papà. Abbi pietà di me. Dobbiamo dividere la camera. Ci chiuderò la bocca alla principessa più tardi. Che sta facendo? È così cresciuta. Fai la brava, nuvola di tuono. Non più di 5 esplosioni al giorno, d'accordo, mio simpatico scarafaggio, Ti ascolto. A presto, nostro ragno da incubo. Sei sempre nel nostro cuore nero. Ciao, genitori adorabili. Il primo elemento è pronto. Non ho avuto fortuna con la mia compagna. Sembra che ci aspettino giorni cupi. Per me, uno strumento del caos. Sì, questo colore riflette il mio stato d'animo. È una buona idea. Mi presti quel rullo, per favore? Solo se lo usi per fare del male. Oh, sei la cortesia fatta persona. Iniziamo il makeover. Evocherò un morbido paradiso di lamponi qui. Yahoo! Design fantastico! Che stai facendo, padrona delle tenebre? Ti condurrò in uno stato di trance e svelerò i tuoi segreti più profondi, mia cara. Oh, sai come ispirarmi, Ivy? Un po' di luce per il regno rosa. Oh, sta andando alla grande. Questo ferro dovrebbe spaventare gli ospiti indesiderati. Il risultato è disgustosamente fantastico. Arredamento d'autore. Sfida accettata? Ti piacciono i miei serpenti? Un po' di comfort durante il giorno, bello. Questa ragnatela è difficile da lavorare. Accidenti, ragno, lasciami in pace. Senti, unicorni? Bene, la gentile Lucy si affretterà ad aiutare. Non sapevo che gli insetti facessero prigionieri. Tremate, insetti! Come farò a finire il mio castello della tristezza senza mani? Sono artigli? Lascia che risolva il tuo problema. Sono salva! La manicure viene prima di tutto, Spite Girl! Beh, allora, grazie! Ora troveremo un terreno comune. E ciù! Il trucco sta andando a fuoco, Lu! Scheletri nell'armadio, fantastico! Spaventoso! Ivy ha avuto un glitch! Non sopporto quest'incubo! Volevo fare una visita e basta, bambolina! Ci sono cose da fare nella mia cripta! Morbide lenzuola per i sogni più belli! Non farà male aggiungere qualche altro dettaglio interessante! Avanti, risplendi, stanzetta! Questi sono per i rituali! Un giardino da interno, facile facile! Ah, la tarantola Hank! E questo per la festa! Adoro la malinconia! Aspettiamo insieme i fiori primaverili, ragazzi! Tutta l'affascinante compagnia è riunita! L'atmosfera perfetta per ispirare il mio processo creativo! Dicono che una bacheca organizzata dia una spinta allo spirito creativo! Restyling riuscito! A proposito, ecco un pensiero da $1 milioni! Uniamolo! E ora entra in gioco la sarta che è in me. Giochiamo un po' col l'ago. Devo solo cucire 2 punti precisi. Oh, che utile dispositivo! Appendiamolo! Il baldacchino è ancora meglio di quanto pensassi e ha un suono meraviglioso. Le tende di velluto scuro amplificavano la puzza di crisi esistenziale. Vuoi impedirmi di scrivere il mio romanzo gotico? Guarda questa magia! Wow! Sembra sia arrivato il momento di ascoltare un po' di musica! Oh, che il divertimento abbia inizio! Ah, le mostrerò alcuni balli davvero gotici, quindi via libera alle danze! Questa contessa del dolore mi sta rovinando la festa! Abbassiamo il volume del cigno nero! Questa è la fine della tortura musicale! Che schifo! Sembro una rockstar! Che strana sensazione! Oh no! Voglio tornare come prima! Oh, è bello essere di nuovo se stessi! Wow! Un nuovo specchio sofisticato nella casa dell'angoscia! Non resterò indietro! Farò anch'io un bel lavoro artigianale! Con i fiori, qualsiasi oggetto diventa allegro ed elegante! Attacchiamo gli ultimi teneri boccioli intorno ai bordi in modo che siano saldi l'uno all'altro! Perché non ho pensato prima alle piume? Sembro proprio un bell'usignolo! Basta distrazioni! Attacchiamo le piume e poi potrò ammirare la mia forza e la mia potenza brillante! Sono la più bella di tutte! Oh, certo! Oh, chi è? Avete già indovinato chi è l'ospite misterioso? Vi siete sistemate bene, signorine? Ho una sorpresa per voi! Wow. Sono curiosa!
Un regalo inaspettato è molto sospetto. Vediamo che c'è. Ivy? Bene. Ti vuoi divertire, amico? Un invito al ballo! Grazie! Diventerò la reginetta! Speravo ci fosse una bomba all'interno. Ha preparato un altro trucco il nostro piccolo birbante. Un evento per la gente comune. Se questo è uno scherzo, allora è un brutto scherzo. Bisogna inventarsi un look mozzafiato. Odio i balli. Ci vediamo al ballo. Ci divertiremo, vedrete. Non sto nella pelle. Facciamo di te una bellezza carina. Prima devi cambiarti i vestiti. Smettila di fare resistenza. Avanti, rilassati. Con l'aiuto di questa valigia magica ti fornirò uno splendido make-up. Se dovessi truccarmi lo farei a modo mio. Bene, fammi vedere i tuoi prodotti. È tutto l'essenziale. Bene, iniziamo. Con la mia tonalità scura preferita gli occhi sembrano un abisso impenetrabile. Io sceglierò un ombretto rosa. In fondo, se si va a una festa bisogna pure attirare l'attenzione, no? Diamo risalto alle labbra con il mio rossetto rosso. E non lesinate, bisogna fare tanti strati. La stella della pista da ballo deve brillare. I miei strass scintillanti saranno molto utili. Sembro una femme fatale. E ora ecco il mio segreto. Sarebbe imperdonabile per una soft girl come me apparire in pubblico senza un gloss alla fragola. La prima regola di una signora è che si può sempre aggiungere più nero. E infine completiamo il nostro look da strega con zigomi affilati. Qualcosa mi dice che questo farà impazzire i comuni cittadini. Vogliamo giocare con una dose di brillantezza extra? Illuminerò il loro evento. Un po' di polvere scintillante e Lucy la Bella è pronta a conquistare qualche cuore. Adorabile! Ancora! Sembra che il ballo sfrenato di Ivy sia il nuovo successo di questa stagione. Persino la severa direttrice si è un po' rilassata. Oh, cara mia! Un modesto gesto d'affetto. Un'altra visione. Questa è la mia stanza, grazie per avermi aiutato a trovarla. Oh, è stato un piacere. Beh, devo andare, ci vediamo. Ciao, senti unicorni, è orribile. Non sembra una stanza, sembra una discarica. Già, studenti e pulizia sono incompatibili. Oh, non posso guardare, mi sento male. Un attimo, così va meglio. Il mondo sembra migliore attraverso i miei occhiali rosa. Immagino quanto sarà bella la mia stanza dopo alcuni lavori di ristrutturazione. Quindi, facciamo una lista di ciò che devo comprare. Nastro rosa, vernice rosa, tanto rosa. Ho visto un supermercato non lontano dal campus. Quindi questa sarebbe la mia stanza, eh? Come hanno fatto i precedenti proprietari a vivere in questo buco, con questa illuminazione grigia e spenta? In una stanza del genere non ci vorrà molto per deprimersi. Aggiungiamo un po' di luminosità. Luce! Oh no! A quanto pare l'impianto elettrico del campus non è fatto per reggere tanti LED. Ok, andiamo a fare shopping. Capito, ci sono quasi. Mancano solo un paio di cose. Quale di questi colori sembra più tenero? Spero di trovare qualcosa qui. Oh, un rullo neon! Ed ecco la vernice, ora mi serve solo un pennello. Oh, che rullo rosa! Ehi, questo è mio. È così rosa, che ci devi fare? In realtà è al neon. No, è rosa e soffice, per me è perfetto. Ha il manico al neon, quindi è mio. Il manico non è la cosa più importante in un rullo. Senti, ma che devi farci? Perché anziché usare una vernice normale, potresti usare uno spray, no? Sai che sarebbe meglio per te un pennello, dipinge su tutte le superfici. Prendi la bomboletta e tu prendi il pennello. Prendi la bomboletta, ha detto. Oh, che bel rullo, andrà bene per me, lo prendo. Ehi, ma dov'è finito? Qualcuno l'ha già comprato e tutto per colpa tua. In realtà l'avevo visto prima io. Video Kawaii? Oh, ancora tu? Anche tu vivi qui? Oh no! È improbabile che Vicky e la tenera Lucy abbiano sognato davvero di diventare compagne di stanza. Ma non c'è altra scelta. Spostati, Marshmallow. Spostati tu. Ascolta, comunque ora viviamo insieme, quindi dobbiamo fare la pace. Ho alcune idee su come arredare la nostra stanza. Ho una bacheca su Pinterest, guarda qua. Sembra che una ragazza al neon non sia molto contenta delle soluzioni di design della sua morbida coinquilina. Sì, certo, mi dispiace, non se ne parla. Non accetterò mai quell'incubo di peluche. Troppo neon! Toglietemi le luci di dosso!
Non farò mai quello che vuoi. Nemmeno io farò quello che vuoi tu. Sembra che le ragazze abbiano una sola possibilità: dividere la stanza a metà e arredare la loro parte con uno stile particolare. La mia metà sarà molto più cool, lo vedremo. Ok. È il momento delle pareti. Oh wow, sono rosa, che fortuna! Non devo neanche dipingerle. Bellissime! E tu che ne pensi, Neon? Per me ci sarà un sacco di lavoro. Cosa? Oh, che colore orribile! Visto che non devo dipingere le pareti, mi occuperò dell'arredamento. Bene. Rimuoverò questo per un po'. Per prima cosa, lavoriamo sulle pareti. Qui c'è davvero tanto spazio per i miei quadri. Mi piace già. Ha un aspetto fantastico. Continuiamo a lavorare. Niente di speciale. Io avrò delle pareti eleganti. La ragazza al neon, Vicky, è stata molto creativa nel progettare la sua parte di stanza. Però manca qualcosa. Ci sono! Facciamolo così. Sarà più bello. Sì, i neon non sono mai troppi. Ecco qua, bello. Più quadri belli ci sono, meglio è. Ehi, tu, guarda! Hai visto? Cosa? Non mi impressionano i tuoi quadri. Perderai comunque. Oh no! Ok, domani mi inventerò qualcosa. Ah, era solo un sogno. Non ho mai avuto una coinquilina al neon. Oh no, eccola lì! La mia metà della stanza sarà comunque più bella. L'amore di Vicky per le lampade a LED è sconfinato. Ora mi piace qui. Che è quello straccio che hai con te? Wow, è bello che al mercato ci sia tutto quello che mi serve. Un attimo, vi farò vedere com'è il vero design di una lampada. Il tulle ordinario sembra un po' noioso, ma con i fiocchi di nastro rosa diventerà immediatamente più affascinante. Oh, è ancora più bello di quanto immaginassi. Ma che diavolo è? Come cos'è? È il baldacchino del mio letto, guarda e invidiami. Ehi, che c'è da ridere? Continua a giocare con le bambole. Wow, non è possibile. Beh, chi sta perdendo ora? La nostra piccola LED. Non abbiamo ancora finito. Esatto, e tu stai già perdendo. Oh, cos'è questo? Vicky, la tua vernice è sulla mia metà del divano. Quella goccetta, e allora? Devo fare subito qualcosa? Ma cosa? Ho un'idea. Ho questa coperta morbida come una nuvola. Andrà benissimo. Perfetto. Anch'io ho una coperta, ma il suo colore è normale. La tua è troppo semplice. La mia ha anche un fiocco. Fiocco? Aspetta un attimo. Io ho il neon. Certo, perché non hai abbastanza fantasia per fare altro. Divertente. Beh, com'è il nodo del tuo nastro ora? Il mio fiocco è comunque più bello. Oh, che è quello? I tuoi fili sono dalla mia parte, non funzionerà. Sembra che le ragazze non riescano a smetterla. Un nuovo tappeto soffice è proprio quello che mi serviva. Non resta che decorarlo. Bene, ora sembra proprio magico. Sfida accettata. Bello. Che te ne pare, cara? Aggiungendo qualche piuma rosa, il tappeto è pronto. Non è all'altezza del mio. Ecco, il mio è migliore. Non è vero! Preparati a perdere. Non avrai mai una lampada come questa. Ecco, questa sì che è esclusiva. Allora, abbellirai il mio comodino. Non è possibile! Che altro posso inventarmi? Ci sono. Farò una palla. Eccola qua, morbida, soffice e rosa, la palla più carina del mondo. Vicky,
Puoi solo sognarla una palla così. È improbabile che Vicky ne voglia una uguale, ma di sicuro non può saltare la parte della palla durante la battaglia. Ho un'idea migliore. Una palla con strisce a neon. Voilà! Dipingi ancora? Pensa a qualcosa di più originale. Oh, davvero? Ti darò io qualcosa di più originale, la vedrai? Sto facendo qualcosa di incredibile. Caro diario, ma che sta facendo? Dovrebbe solo ammettere di aver perso. Non mi arrenderò così facilmente. Oh mio Dio, tieni duro, Vicky, sto arrivando! Fuoco, fuoco, spegnete il fuoco, aiuto! Ci sto provando! Fai più attenzione la prossima volta. A quanto pare le ragazze si sono spinte un po' troppo oltre nella loro lotta per la migliore stanza. Ma Vicky ha davvero deciso di realizzare quello che sta progettando? Oh, che sta facendo? È così imbarazzante. Questo è per te. Wow, che bella lampada! Grazie! Senti, Vicky, che ne pensi se facessimo pace? Davvero? Sembra che la faida tra le ragazze sia finita. Che ne pensi? Beh, anche se siamo molto diverse, non dobbiamo essere per forza nemiche, quindi sì, basta litigi. Lucy, organizziamo una festa. Ottima idea! Il mio vestito è pronto, che ne pensi? Stai benissimo! E io invece? Wow, grande look! Grazie, sei carina! Bene, iniziamo la festa! Sì! Sono sicura che sarà leggendaria! Ci puoi scommettere! Wow, è così bello! Adoro le bolle di sapone! Oh, ciao amici! Oh, avete una stanza così bella! Sì, grazie, è vero, è proprio così! Ragazzi, avete la migliore stanza del dormitorio! Anch'io vorrei vivere qui! Grazie! Abbiamo lavorato molto duramente, ognuna di noi ha il proprio stile, quindi abbiamo decorato la stanza in maniera diversa! Ottimo lavoro, sorellina! Tuttavia, essere amiche è molto più piacevole che essere nemiche! E voi, amici, come ridipingereste la vostra stanza? Scrivete le vostre idee nei commenti qui sotto! A presto!